Le autorità bosniache e la comunità camerunosebina di Bosnia ed Erzegovina è stata accolta in occasione della celebrazione del 30° anniversario della liberazione del paese nella sala consiliare del comune di Piancamuno. La ricorrenza viene ricordata in Valle Camonica ogni anno perché fra alcune amministrazioni della valle e la comunità bosniaca si sono instaurati rapporti di collaborazione e di integrazione. A fare gli onori di casa il sindaco di Piancamuno. Sì, questa è una serata ci ha fatto piacere la presenza del console, come ci fa piacere la presenza dei bosniaci nel nostro paese, nella nostra comunità. La loro è una comunità che, pur mantenendo le loro tradizioni, si è ben integrata nel rispetto anche delle nostre tradizioni, e questo ci ha fatto molto piacere. Poi stiamo collaborando, loro stanno collaborando con noi, addirittura anche con volontariato, dove si sono integrate con le nostre associazioni di volontariato. Sono molto attivi sul territorio e questo per la nostra comunità è un onore, è un piacere. Oltre al 30° dell'indipendenza della Bosnia e Erzegovina, l'associazione Lilian festeggia quest'anno anche il 10° di fondazione ed ha importanti progetti. Nostra associazione Lilian e abbiamo preparato tante cose per fare. Una cosa importante che facciamo è un monumento che dobbiamo costruire a Comune di Rogno. Un monumento per ricordare tutti i caduti al genocidio di Srebrenica. Siamo sicuri che troviamo tempo, che andiamo a vedere dove è posto. Anche 10 luglio facciamo organizzazione per aprire quello monumento.